sostenitori delle maschere semplicemente non hanno i più alti livelli di prove scientifiche a sostegno delle loro argomentazioni. Possono solo citare la scienza di basso livello, studi osservazionali, retrospettivi. Allora io mi domando, no? Mi domando, ma perché noi siamo costretti ad un TSO sulla base di studi che vengono smentiti dalle meta-analisi di studi randomizzati, controllati, che sono il più alto livello della conoscenza scientifica? Ecco, io la domanda la faccio a questi grandi dittatori del 2020. Ma perché ci volete fare questo? La prossima settimana citiamo anche questo studio dell'APA di Bolzano. Possiamo far vedere soltanto la testata? 10 secondi, Francesco, solo la testata. Perché l'APA di Bolzano, che è l'ente per l'ambiente, ok? Eccola qui, vediamo solo la testata, zoomiamo solo sulla testata. Ci spiega, in questo studio che è stato pubblicato, andatevelo a cercare, noi metteremo il link anche nella descrizione di questo video, che poi sarà su YouTube. Ci spiega che la maschera, soprattutto all'interno, negli interni, è dannosa, dannosissima, perché supera ampiamente i livelli accettabili di respirabilità dell'aria. Solo parlando, questo si occupa solo del CO2, eh? Non si occupa degli altri danni, si occupa solo del problema del CO2. E spiega questo studio che è un ente governativo, che negli interni è un problema serio, molto serio. E spiega proprio questo studio governativo che i clinici, è ovvio che non hanno problemi, cambiano, se la tolgono ogni tot, sono in un ambiente dove c'è una pressione positiva significa che noi abbiamo una pressione atmosferica standard, normale. Se io immetto aria a pressione all'interno di un locale, ho una pressione positiva, quindi significa che io ho meno difficoltà a respirare anche se ho un'ostruzione davanti alla bocca. E soprattutto la CO2 contenuta nell'aria è molto minore perché è controllata, e quindi quella che mi rimane nella maschera e che io rirespiro, mescolata ad un'aria più ossigenata, non arriva a superare i livelli di soglia che loro definiscono inaccettabili per la respirazione umana, che invece sono superati se io non utilizzo questi metodi. Il 30 novembre, amici, buongiorno a tutti voi da Norbert, 30 novembre 2020. Dunque, quello che avete appena terminato di ascoltare era un contributo da Radio, che è una TV/radio via web che io seguo di solito, con il bravissimo Fabio Duranti. Avete sentito che ci ha informato, ci ha resi edotti in poche parole, che se andate a sentire l'intera puntata, in poche parole ci sono degli studi scientifici addirittura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi pare che lo stesso Fauci abbia detto che le mascherine sono più dannose che utili. Quindi dovremmo domandarci perché continuiamo a portarle evidentemente, prima di tutto perché dietro c'è un grandissimo business. Noi sappiamo degli affari che sono stati fatti per l'acquisto di queste mascherine, per milioni e milioni di pezzi di mascherine. Di dietro dovrebbe esserci la Fiat, ovviamente, a quello che si è appreso finora dalle cronache, e che debbono essere ovviamente usate, sono state acquistate e debbono essere usate. Poi oltretutto ci ruota tutto un mercato anche di queste mascherine fashion, e la gente, soprattutto gli adolescenti, fanno la gara a chi ha a chi indossa la museruola più bella, un po' come quando si vedono in giro queste attempate signore che fanno la gara a chi ha comperato il cappottino più carino per il cagnolino. Ecco, più o meno ogni età ha le sue manie. Non ci viene detto, però, ovviamente, o quantomeno non viene sottolineato nel mainstream, nelle televisioni, nelle radio, appunto, appartenenti ai padroni del discorso, che è sufficiente, sempre secondo il DPCM, cosa che si
dal mio punto di vista cozza contro la Costituzione, quindi dal mio punto di vista è illegittimo, ma questo è il mio punto di vista. Non ci viene detto che il DPCM comunque ci parla di coprire le vie respiratorie, non specifica con quale tipo di museruola, con quale mascherina, perché evidentemente non esiste assolutamente un modello omologato che trattenga il virus. Nessuna ricerca scientifica è in grado di confermare in via ufficiale, nessuno si prende la responsabilità di dire sì, la mascherina serve a fermare il virus. Non l'avrete mai sentito scritto, non l'avrete mai sentito detto e neppure non l'avrete mai visto scritto. Ma nel frattempo noi continuiamo a indossare le mascherine per il semplice fatto che ci adeguiamo, per il semplice fatto che crediamo alla televisione, siamo rimbambiti davanti alla televisione, prendiamo per vero tutto quanto questi pennivendoli si inventano, o meglio, tutto quanto questi pennivendoli ripetono da chi gli dà in mano un copione ben preciso, perché esiste un'organizzazione a livello, diciamo così, extranazionale, internazionale, che dà delle direttive. È chiaro che il ragno al centro della tela è mondiale, probabilmente risiede nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dopodiché la sua tela ovviamente si estende un po' a tutti i paesi del mondo. Ma io lo dissi in altri video, fin tanto noi continueremo ad adeguarci, loro, i governi, alzeranno il tiro. Ed ecco qua infatti che vado a leggervi quello che sembrerebbe, secondo i rumor, tratto da il sito alvolante.it. Tanto per dire cosa serve, no? Anche Alvolante parla di automobili, parla di è un sito specifico, no, per gli appassionati dell'automobile. Però ogni tanto ci aggiorna su quelli che sono i rumors, sui DPCM, tutte queste cose. Apro una parentesi, non capisco che senso abbia tutta quella pubblicità che continuano a fare in televisione riguardo l'acquisto delle automobili, che diciamo è seconda solo ai consigli per gli acquisti dei farmaci. Cosa cambio a fare l'automobile se non mi posso muovere da casa? Io sto anno avrei voluto cambiare la mia auto che ormai ha 7 anni, ma ho cambiato idea, non comprerò proprio un bel niente dal momento che qua non si sa di che morte bisognerà morire, cosa vado a investire, cosa vado a spendere. E lo stesso discorso vale per tutte le altre cose che avevo intenzione di comprare, tipo un paio di sci nuovo con le relative attrezzature, anche per lo sci alpinismo, materiale per il trekking, o anche solo un orologio per togliermi lo sfizio di avere un orologio con GPS cartografico per giocare. Così è una realtà. Io quando mi muovo amo usare la carta, la bussola e l'altimetro analogici. Con quello, se li sapete usare, non vi perderete mai. Con quelli, se voi li sapete usare, nessuno vi troverà. Però mi piace anche giocare con la tecnologia, dico la verità, perché ripeto, io non sono fondamentalmente contrario alla tecnologia. La tecnologia ha i suoi lati positivi, quando siamo noi a servircene e non viceversa, non quando la tecnologia si serve dell'uomo. Faccio un esempio, poi passo alle ipotesi riguardo il nuovo DPCM. Ho comprato una lavatrice nuova perché quella che avevo aveva 22 anni, ha tirato le cuoia. E a un certo momento può succedere che tu ti dimentichi di scaricare la biancheria, rimane lì una notte di più con l'oblò chiuso. Quando vai a prenderla per stendere, la mattina successiva ovviamente puzza. E allora decidi di dire: beh, faccio un ulteriore risciacquo. Solo il risciacquo senza tornare a lavare da capo, magari mettendoci un goccetto
appena appena di varechina, giusto perché tolga eventualmente l'odore. Vado a guardare sul programma, non c'è il programma risciacquo. Poi mi accorgo che con i moderni mezzi, meraviglie della scienza e della tecnica, oltre alla rosa dei programmi di default che ci sono nel selettore, c'è la possibilità di download programmi. E allora vado a vedere sul telefonino, dopo aver scaricato la relativa app, e vedo che c'è il programma Risciacqui. Anche io schiaccio un bottone sul telefonino, si carica il programma nella lavatrice e finalmente posso solo risciacquare come mi serviva, insomma, la biancheria che avevo lasciato lì dal giorno prima. Questo per dire cosa? Questo per dire che noi, senza accorgercene, diventiamo sempre più schiavi della tecnologia. Così come se dovessimo cambiare lo smartphone, non ne troveremo più di 4G. Prossimamente saranno tutti giocoforza 5G. Ma io domando, se la persona anziana deve fare un risciacquo con una lavatrice di ultima generazione, ma non ha uno smartphone, che cosa fa? Ecco che ti mettono nelle condizioni di non poter usare determinate cose, di non poter usare determinati servizi se tu non sei costantemente aggiornato. E questo è il pericolo che ci sarà anche con il vaccino, che non credo che lo metteranno obbligatorio, nel senso che verranno a prelevarti a casa buttandoti giù la porta per siringarti. Ma ti metteranno nelle condizioni, se non ci svegliamo, se non ci togliamo sto cavolo di mascherine anche dove non servono, ti metteranno nelle condizioni di non poterti più muovere, di non poter più fare niente, perché se non avrai il Covid Pass, ovviamente non potrai, immagino, entrare alle poste, nei pubblici uffici, nei centri commerciali, insomma, sarai bloccato di fatto in un lockdown permanente. Il governo sta studiando, leggo al volante.it, misure speciali per il periodo di Natale, nell'intento di limitare spostamenti e ulteriori riunioni familiari che potrebbero scattare questi provvedimenti dal 18-19 di dicembre. Vediamo di che cosa si tratta. Stavo dicendo che se noi ci adeguiamo, loro continuano ad alzare il tiro, ad alzare il tiro, ad alzare il tiro. Allora, vediamo un po'. Sembra ormai certo che il 4 dicembre scatterà un nuovo DPCM concepito dal governo in vista del Natale 2020. Resterà la suddivisione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse. Tanto per cominciare, quella non ce la toglieranno più, credo. Ma cittadini ed esercenti avranno maggiori libertà, anche se non troppe, da rischiare un nuovo peggioramento della situazione sanitaria inventata, aggiungo io. E così, secondo le anticipazioni, dovrebbero restare forti limitazioni agli spostamenti. Guarda un po'. Allora, il governo starebbe pensando, a partire dalla prima settimana di Natale, arriverà una stretta agli spostamenti non giustificati da situazioni di necessità. Potrà recarsi dai parenti, attenzione, soltanto chi ha la residenza nella loro abitazione. E quindi è classico che l'emigrato, ovviamente italiano, emigrato non strano, non potrà far venire su mamma e papà per il semplice fatto che non hanno la residenza, ovviamente. E quindi niente cenoni natalizi. Il governo starebbe pensando a una deroga, autorizzando però le visite ai parenti che sono da soli. Potrebbero essere del tutto vietati gli spostamenti fra regioni, anche fra quelle in zona gialla, ma si parla di autorizzare gli spostamenti verso le seconde case in zona gialla, anche se per chi via, qua non si capisce cosa voglia dire, sinceramente,
anche se per chi vi ha la residenza. Rimane il coprifuoco, quindi sia a Natale a Capodanno. Capodanno il coprifuoco scatta alle ore 22 e addirittura lo faranno durare un'ora in più. Vedete, prendono, rosicano come un tumore, come una metastasi, sempre un pezzettino in più, un pezzettino in più, non più fino alle 5 ma fino alle 6 della mattina. Questi finora è ancora in via ufficiosa, però già se lo scrivono i giornali, evidentemente loro qualche notizia ce l'hanno, no? I centri commerciali potrebbero restare aperti fino alle 21, così da scongiurare il rischio di assembramenti nelle ore di punta. E poi bla bla bla, si parla di introdurre la quarantena per chi torna all'estero, e l'orario di apertura di ristoranti e bar potrebbe arrivare alle 21. Ma è allo studio l'ipotesi di tenerli chiusi a Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre. Insomma, vogliono lordare anche il Natale. Costoro, ovunque intervengono, lordano la nostra vita. Costoro continuano ad andare contro natura, continuano ad andare contro le tradizioni, continuano, il loro stivale continua a schiacciarci la faccia. Ma la colpa è anche e soprattutto nostra, perché io non ho visto queste grandi proteste, a dire la verità, da parte delle categorie più colpite, perché qua si dà sempre addosso ai pubblici dipendenti, si dà sempre addosso agli statali, come ma tanto quelli hanno lo stipendio garantito. Non è vero, perché se crolla l'economia e se non ci sarà più chi paga le tasse, salteranno anche gli stipendi degli statali, dei pubblici dipendenti, salteranno anche le pensioni di tutti quei vecchietti che si sentono al sicuro. Quindi non è vero, però da parte dei commercianti e delle categorie più colpite, io almeno qui nella mia città non è che abbia visto tanti trasgressori, non è che abbia visto delle categorie che si siano organizzate a scendere in piazza o magari, che ne so, a voler tenere aperto ad oltranza. È chiaro che si va contro un DPCM, certo, si rischia una contravvenzione, forse una successiva chiusura, ma questo finché... Questo se dovessero essere in due o in tre a trasgredire, diciamo, ma se cominciano a essere tutti, si mettono d'accordo tutti, che cosa si fa? E se in tutte le città fanno la stessa cosa, che cos'altro potrebbe fare questo governo che non rappresenta più la volontà della maggior parte dei cittadini? Io credo che eviteranno anche di farci andare ad elezioni, ovviamente. Perché hanno capito benissimo che verrebbero buttati fuori a calci nel fondo schiena questi di questo governo. Anche se non è che io abbia tutta questa fiducia poi nell'opposizione, perché vediamo che l'opposizione di che cosa ci parla in fondo. Sicuramente non sentiamo un'opposizione che dice bisogna togliere le museruole ai cittadini e restituirgli la possibilità di respirare liberamente. Non sento un'opposizione che metta in discussione la verità della narrazione ufficiale riguardo la pandemia, questa sorta di Truman Show alla quale noi ci siamo adeguati. E questo, guardate, che non è che l'inizio, perché arriveranno anche in certi casi, molto probabilmente, a tornare a chiuderci in casa come topi. Giunge notizia dalla Danimarca che hanno cominciato a far fuori per esempio i visoni, hanno cominciato a far fuori i maiali, perché si sono verificati dei casi di cosiddetta zoonosi. E la zoonosi è quel fenomeno per cui succede che i virus passano dagli animali all'uomo, detto così terra a terra, come io so raccontare in sostanza. Arriveranno ai cani, secondo me arriveranno ai cani. Ecco perché prima hanno incentivato canili aperti, no? Tutti quanti hanno due o tre cani in casa, negozi che specializzati per i cani ma anche per i gatti e via dicendo, e hanno creato uno squilibrio
E quindi che cosa succederà se un domani con un DPCM, chi ci vuole così bene lì al governo, dovesse dire adesso, siccome c'è questo fenomeno della zoonosi, i cani hanno il coronavirus, o vi vaccinate tutti quanti contro il coronavirus, oppure dovete abbattere i vostri cagnolini. Guardate che abbiamo a che fare con delle menti luciferine, con dei servi del demonio. Pensateci su, pensateci su. Ora io dico, che senso ha? Ieri sono stato in giro all'aria aperta, altro che distanziamento, occorreva il binocolo per vedere anima viva. Eppure ogni tanto qualcuno lo si incontrava in mezzo ai campi, in mezzo ai prati, così nella macchia, nelle grave. Eppure questi indossavano la mascherina all'aria aperta, dove non è nemmeno obbligatorio, d'altronde. Vi rendete conto il livello di condizionamento mentale che sono riusciti ormai a imporre? Del resto, cosa volete che vi dica? Esiste anche sempre più gente, per fortuna, che comincia a porsi dei dubbi. Non è molta, però sta aumentando. Lo vedo anche con i vari YouTuber qua, perché ne vengono fuori sempre di nuovi. Che parole, con me sfondano una porta aperta, nel senso che condividono molte delle mie idee al riguardo di questo pagliaccio virus. Però, guarda caso, non hanno molte visualizzazioni, anche perché io ho già capito che il totalizzatore di YouTube, cancella iscritti, cancella visualizzazioni a secondo che gli argomenti siano o meno graditi ai padroni del vapore. Comunque a me non interessa niente, io faccio i miei video così come archivio personale, a futura memoria, e non mi interessa di monetizzare, non me ne è mai fregato niente, e non mi interesserebbe nemmeno se avessi 1 milione di visitatori, proprio non mi interessa. Quello che a me interessa è far arrivare un messaggio. Mi sento come un cavaliere crociato, in poche parole. La mia è una missione nel cercare di liberare la mente delle persone, invitandola a ragionare, a ragionare, a ragionare. Ecco, a non prendere per roccolato tutto quello che ci arriva dalle fonti ufficiali. Ecco, detto questo, oggi è lunedì, inizia una nuova settimana con il bel tempo. Non ci sono scie chimiche in cielo, almeno per oggi. Ieri ho visto un paio di aerei in cielo, anche se ormai praticamente anche i voli sono quasi azzerati, ma aerei di quelli veri. La temperatura era bassa, erano 4-5 gradi mentre camminavo così all'aperto. Ho visto due aerei in cielo che seguivano ovviamente un percorso lineare e non percorsi assurdi. E che effettivamente di dietro aveva una piccolissima scia di quelle vere, non di quelle chimiche. Tanto è vero che questa scia poteva avere una lunghezza stimabile. Diciamo che l'aereo, così raccordandolo con il profilo delle montagne che ben conosco nella mia zona, poteva essere a un'altezza di 8-9 mila metri più o meno. La scia a stima, raccordata con la dimensione dell'aereo appena 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 visibile e del quale non si sentiva il rumore, ben inteso, perché oltre una certa altezza non si percepisce, poteva essere qualcosa come 60-70 metri al massimo, ma si dissolveva immediatamente. Ecco, imparate anche a distinguere le contrails dalle chemtrails, cioè le scie, quelle autentiche di vapore acqueo emessi dagli aerei, da quelle chimiche rilasciate volutamente per avvelenarci.
Non aggiungo altro su questo argomento perché ne ho già parlato in passato, poi dopo c'è ampia documentazione se volete andarvela a cercare. Io a questo punto, dicevo, si inizia la nuova settimana, c'è bel tempo, il cielo è celeste, speriamo che rimanga così per adesso e vi do un saluto e vi auguro, e auguro a tutti voi una buona giornata. Ciao a tutti, un abbraccio da Norbert.